A destra. Siamo veramente onorati di questa possibilità. Avete dato questo pallonetto all'avanguardia. Va bene, grazie. Grazie, grazie. Grazie. È un saluto che è un ringraziamento per quello che mi hanno fatto vedere in questi tre giorni e non voglio dire un incoraggiamento, non hanno bisogno di essere incoraggiati, sanno di essere ormai sulla strada giusta per un rilancio dell'isola, per una ripresa veramente di lungo periodo, duratura dell'economia e della società siciliana. Lei ha stretto tante mani, ma alla gente che messaggio lancia, che saluto vuole dare prima di ripartire? Di aver fiducia, come detto oggi, dovete soprattutto credere nelle vostre grandi capacità e essere convinti che la Sicilia può tornare ad essere grande come l'è stata nel passato. Se io guardo la Sicilia in questi ripetuti viaggi che vi ho fatto a distanza di tempo, posso dire con tutta serenità che ho visto sempre progressi. Certo, ci sono ancora molti problemi, ci sono ancora troppi disoccupati, ma questa è la strada giusta, quella che stiamo perseguendo, la strada che la Sicilia ha imboccato. Grazie. Tornerà, Presidente? Certo che tornerò. Con un tempo migliore. Come è stata la visita di Ciampi qui nella Emico Elettronica? Ma è stato un atto di riconoscimento all'impegno che la nostra società fa nel sud Italia ed è un atto di ulteriore dimostrazione della grande sensibilità che il Presidente ha verso lo sviluppo del Mezzogiorno. Io credo che il Presidente abbia apprezzato l'impegno che noi abbiamo qui, i 3.000 dipendenti che abbiamo qui,
l'alta concentrazione sulla ricerca che è il motore del nostro progresso e l'alto valore sociale, oltre che ovviamente industriale, che la nostra presenza comporta nel Sud Italia. Ci sono stati suggerimenti? L'incoraggiamento ad avere fiducia, l'incoraggiamento ad avere la convinzione non solo a noi ma a tutti che il Sud Italia è un'opportunità, che ci si può fare, che bisogna farlo, quindi è un'esortazione ad essere positivi e a sfruttare questo grande patrimonio che c'è, che è la capacità umana, la cultura, la preparazione scolastica che c'è nel Sud Italia. Cosa ha visto qua il Presidente? Ha visto un po' lo stabilimento, abbiamo fatto vedere un filmato, è chiaro che non si può andare nei dettagli, ma ha avuto tempo di apprezzare le caratteristiche della nostra presenza sia produttiva che di ricerca, soprattutto di ricerca qui. Grazie. La Nokia, il rappresentante della Nokia qui a Catania, ecco, da un po' di tempo è passato da quando poi vi siete insediati, ecco, oggi una giornata particolare, possiamo fare questo rapporto fra l'insediamento e questa giornata? L'insediamento inizia a dare i suoi frutti, abbiamo visto l'entusiasmo con cui l'ingegner Pistorio ha presentato ST qui a Catania, speriamo di poterlo fare a breve anche per la Nokia. Senz'altro una giornata molto positiva, una visita importante e dei messaggi recepiti con attenzione e con interesse. Vi ci attrezziamo adesso per ricevere il Presidente il prossimo viaggio qui a Catania? Perché no, spero tanto di poterlo ricevere con lo stesso entusiasmo e con gli stessi dati. Cosa facciamo vedere al Presidente quando verrà qui in Sicilia? Senz'altro tanti giovani che stanno creando tecnologie nuove che useremo nei prossimi mesi.